Il bisfenolo A può nuocere alla salute e al sistema immunitario e rappresenta un rischio per i cittadini a prescindere dall'età. È questo il risultato emerso dall'ultima analisi dell'Autorità Europea per la Salute Alimentare. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo focus agroalimentare ci occupiamo del parere scientifico dell'EFSA, l'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, sul bisfenolo di tipo A. Si tratta di una sostanza chimica che, mischiata ad altre, serve a produrre plastiche e resine molto diffuse nei prodotti di uso quotidiano, come giocattoli, inchiostro o i CD. Ma spesso i composti chimici che utilizzano il bisfenolo sono utilizzati anche per bottiglie riutilizzabili o contenitori di cibi o bevande. Il fatto che il bisfenolo fosse in qualche maniera nocivo per la salute era già stato stabilito qualche tempo fa e infatti dal 2018 era stato vietato l'uso di questa sostanza per i biberon e i prodotti per i bambini. Questo perché c'era il rischio che la sostanza chimica potesse passare, anche se in piccolissima parte, dai contenitori direttamente agli alimenti e quindi essere ingerita oppure essere assorbita direttamente dalla pelle. In tempi più recenti l'EFSA è tornata sulla questione con un nuovo parere scientifico. Lo studio in questione ha evidenziato che il bisfenolo di tipo A potrebbe causare problemi per il sistema immunitario, che vanno da allergie fino a disturbi autoimmuni, ma non escludono potenziali danni anche al sistema riproduttivo o a quello metabolico. Per questa ragione, secondo l'EFSA, la dose giornaliera tollerabile, cioè la quantità di bisfenolo A entro cui non dovrebbe creare problemi, scende a 0,2 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo della persona. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.